il passato appartiene sempre al passato. Io penso invece che, visto che Mandolino lo conosco, conosco molto bene i suoi figli perché li ho anche allenati, e quindi conosco Andrea anche fuori dal campo. Io credo che meriti tutto il successo che questo allenatore in questi anni ha avuto. Anzi, meriterebbe qualcosa di più anche. Avrebbe meritato qualcosa di più. Io credo che sia il padre che il Verona magari ha preparato con qualcosa, ha preparato questa partita con qualcosa di diverso, magari un po' più in zone centrali, più che esterne. Però è un mio pensiero. Ogni partita, ogni squadra ha dei pregi e dei difetti. Io credo che loro avranno lavorato in fase difensiva sui nostri pregi e in fase offensiva sui nostri difetti, così come abbiamo fatto noi. Quindi ogni partita prevede magari delle soluzioni diverse perché magari la squadra avversaria o la squadra che si va a incontrare ha dei difetti o sulle fasce o in posizione centrale o davanti. Quindi per quello che credo che ogni partita ha una sua storia, perché già il modo come l'affronti, e questo parlo dal punto di vista proprio delle motivazioni, l'aspetto psicologico, che è quello che non deve mai mancare, perché è la cosa che mi rende più fastidioso. La cosa più fastidiosa per un allenatore, e l'altra cosa sono dei contenuti tattici che naturalmente valorizzano il gioco di una squadra o mettono in difficoltà magari la squadra avversaria.